Laico ed ecclesiastico, ovvero la classe dirigente più empia, imbelle, inetta, scioperata, lussuriosa, rozza, corrotta e ignorante d'Europa, vero archetipo e modello di tutte le classi dirigenti italiane che si sono succedute dall'unificazione in poi, con qualche sparuta eccezione che non riguarda l'epoca contemporanea, e di contro la plebe più cenciosa e lazzara d'Italia, Goethe, Montasquale, popolo di cavernicoli, che diventa la protagonista di questa grandiosa epopea poetica distribuita in ben 2279 sonetti, leggendo i quali si ha l'impressione di leggere l'Italia di oggi. A parlare è sempre un popolano. Sentiamo la sua voce. 200 anni fa a Roma tutti comandarono, ma provate a immaginare, cari amici, chi nella Roma e nell'Italia di oggi ubbidisce? Chi nella Roma di 200 anni fa ubbidiva? E chi nella Roma e nell'Italia di oggi ubbidisce? E soprattutto paga? Sentiamo la voce del plebeo. Qua a Roma c'è un vicario del Dio onnipotente. E c'è un vicario che fa il vicario del vicario. E per ultimo c'è un vicario che fa il vicario del vicario del vicario. Ste distinzioni qua tenete a mente per non sbagliare vicario con vicario, che una cosa è vicario solamente, un'altra cosa è vicario del vicario. E così il primo comanda sul secondo, e il secondo sul terzo, e poi tutti comandano su tutta la mappa loro. Tira destro le somme come voi, smuove il pancotto e troverai in fondo che chi ubbidisce paga, chi ubbidisce paga è cazzo, e siamo sempre noi. Quando il sole scende, il sole,
fragile, la così la disagile anche. L'ultimo esempio è stato con la visita del presidente iraniano Hassan, no? Avrebbe manifestato l'intenzione di vedere i nudi capitolini, e un solerte funzionario più realista del re, per andare incontro a un presunto pudore del presidente iraniano, non ha fatto di meglio che coprire i celebri nudi capitolini con il cartongesso, è vero, una forma di plebeo opportunismo che ha fatto ridere tutti i polli del mondo. E poi contro la retorica, il retoricume, bel gesto d'annunziare fine a se stesso, la grandezzata sciocca quanto inutile e pericolosa. Voi sapete che la contrapposizione di idee opposte è il sale della dialettica politica, è il sale della democrazia. Ma in tanta contrapposizione di opinioni, trilussa spirito sovranamente scettico, individuo, un unico comune denominatore, quale? Nel mondo del parlare c'è un grande divario. Mio padre è democratico cristiano. E siccome è impiegato al Vaticano, ogni sera recita il rosario. E i tre fratelli, Gigi, che è il più anziano, è socialista rivoluzionario. Io sono monarchico, al contrario, l'unico che è repubblicano. Prima di sera litigiamo spesso perché gli cibi benedetti, chi può qua, chi può là. Fare un congresso. Favorire Dio. Ma appena mamma dice che sono cotti gli spaghetti, oh, siamo tutti d'accordo nel programma. Colpire sempre in basso, mi raccomando, mai in alto, mai in alto. Ieri ho incontrato un cane poliziotto, dico, come te va? Dice, per ore, ogni lato che vedo glielo sotto, mi sento d'autore, caro mio, con il naso fino che esco io, in piazza. In quel mente è passato l'amministratore, che io solo sa quanto ricordo. Dico, lo senti quel certo odore? No, mi fa mucinoso, raffreddato. Il cane polizio che l'ho incontrato, lo faranno prestissimo, questo. Adesso ci sono alcuni di questi splendidi giovani dell'ensemble. Thank you.
figura di mistico, adorava la preghiera umile, silenziosa, solitaria, in intimo colloquio con la divinità. Ma era anche un uomo di azione, un uomo del fare, dell'agire. Una sua parola chiave era uno splendido vocabolo del nostro dialetto pugliese. Sciacquo, andiamo, facciamo, agiamo. E Don Tonino non si stancava mai di esortare alla cooperazione. Diceva che c'è bisogno oggi, con parole profetiche, vero? Di una nuova forma di audacia, di coraggio. Non si stancava mai di esortare alla cooperazione, al mettersi insieme, a lavorare insieme, perché in questa incapacità o difficoltà della cooperazione solidale egli intravedeva il buco nero nel quale si annidano e germogliano, diceva, le male piante dell'individualismo, quello del farsi e dei fatti propri in maniera quasi sempre disonesta, le male piante della corruzione, la corruzione che sta divorando come un cancro la nostra bella patria. E allora diceva Don Tonino, rivolto soprattutto ai giovani, che c'è bisogno oggi di una nuova forma di fuoriuscita di sé. Egli la chiamava Esodo, evocando l'immagine biblica della uscita degli ebrei dalla schiavitù in Egitto, per metafora l'uscita dalla schiavitù del peccato. Per Don Tonino l'uscita da ogni forma di ristrettezza di sé, di chiusura in sé, ristrettezza e chiusura che si alimentano sempre, diceva, di sottocultura, di qualunquismo, di nichilismo, ovvero di distruzione di tutti i valori umani, uno di denaro, e dulcis in fundo, come stiamo vedendo oggi, di razzismo. Alcuni versi di Don Tonino. Ti chiedo due cose. Dai a questi miei amici e fratelli che lasciano la forza di osare di più, la capacità di inventarsi, la gioia di prendere il largo, il fremito di speranze nuove. Dai ad essi la volontà decisa di rompere gli ormeggi. La libertà, sì, la libertà è sempre una generazione, stimolo in tutti, in questi nostri giovani in particolare, una creatività più fresca, una fantasia più liberante, la voglia di prendere il largo e li vinca da ogni forma di prostituzione. Una seconda cosa ti chiedo. Dai a questa gente che lascia la voglia di osare insieme. Per vincere nella vita bisogna spalancare le finestre del futuro, ma sacrificandosi insieme, osando insieme, progettando insieme. Da soli, ma da soli non si domina più. E allora andiamo fino a Betlemme. L'importante è muoversi. E se invece di un Dio glorioso ci imbattiamo nella fragilità di un bambino, non ci pone il dubbio di aver sbagliato il percorso. La solitudine degli infelici, il volto spaurito degli oppressi, l'amarezza di tutti i poveri, sono là dove egli vive ancora, in clandestinità. Mettiamoci in cammino allora, senza paura. Ciao! Adesso iniziamo per i miei figli del repertorio.
nostra vera capitale morale per noi meridionali. Cari fratelli, che cosa ci hai confidato? Due sono state le voci mirabili della tradizione parlata, diciamo così, della poesia del Novecento napoletano. La prima è quella che tutti quanti voi conoscete, di Eduardo De Filippo, il grande commediografo. Tutti quanti voi avete visto certamente una delle sue celeberrime commedie rappresentate in tutto il mondo. Ma Eduardo è anche grande poeta della scuola poetica napoletana. Fu molto colpito dalla vita, perse la moglie, provò soprattutto il dolore più atroce che mai essere umano possa provare, la perdita della fioretta primogenita Luisetta, deceduta a soli 9 anni di età per un'improvvisa emorragia cerebrale. Non c'è Dio, non c'è provvidenza in Eduardo, c'è solo solarità di vita a cui si contrappongono le tenebre della morte. Scrisse poesia per Luisella anche in tarda età, perché questa morte rimarcò a caratteri indelebili il segno della disillusione, del disincanto, dell'assoluta cecità del fato e della sostanziale inutilità e inanità del tutto, al di là dei doveri a cui la vita ci pone di fronte. Ecco, se una religione vogliamo trovare nel non credente Eduardo, io credo che sia quella tutta laica, mazziniana, del dovere da compiersi, sempre e comunque, a testa bassa anche. Vi presento una sua meravigliosa poesia, nella quale il poeta dice che la nostra vita è come un vascello che parte di ogni slancio, ma incappa sempre nella stessa tempia di fede e sentimento, è la nostra vita, noi siamo giovani, ci serve di conquistare e di tenere in pugno il mondo. Questo vascello poi incappa sempre nella stessa tempesta, sono tutti i colpi che la vita ci riserva, ed è costretto sempre a fermarsi e a tornare indietro. Ma anche se così è, dice, non importa, si vada sempre avanti, si affronti sempre la vita, perché nessuna nave, dice, sulla quale si sia imbarcato a bordo la verità. Quale verità? Non certo una verità assoluta, per il non credente Eduardo inesistente, ma il nostro individuale, laico o religioso, principio di verità. Bene, nessuna nave si è mai inabissata con questo carico, nessuna vita è mai andata completamente a fondo. Afnes, di Eduardo De Filippo. Dalla strada sconosciuta, con aria profumata e una veduta, così da faccia, andrà a scorgere. Si sta che con una faccia a mano e vedi se il tuo stesso bastimento, caparro di chi ne fede e sentimento, e capa a Dio della sincerità. Partasi pure, e non arriva mai. Quando sappia come è strada, ma incoce se il tuo stesso temporale, lo stesso al Dio, che era tornato. Quando senza speranza e senza amore, ma faccio, e vedo se lo stesso bastimento, giovenendo con il mio scendente, e come la tempesta, dico fa! Quando con Dio, ognuno è marinare, e se volesse mettere a temore, come mare in calma, tutti sono di cuore, e la paura fa sia. Mi dice a bordo bene che è venuto, e tutto pianta amare che gustate, nessuno bastimento si affondate, quando c'è misa fuori la verità. Oh.
perdenti nella vita, anche se sono buoni, anzi proprio perché sono buoni sono perdenti. E poi a questi si contrappongono i caporali, quelli che nascono per dominare, i pochi, sempre vittoriosi. Cosa possono fare questi deboli? Assolutamente nulla, nulla. Devono subire. Possono solo fare, che so, uno sperletto, ecco, la napoletanissima pernacchia, o un pernacchio di cui si voglia. E non è un caso che proprio Totò sia il massimo teorico di questo geniale verso, di questo geniale modo di protestare. Disse una volta Totò: per me la pernacchia ha tanti scopi. Deride, protesta, esplode in urlo di rabbia e di dolore. Per questo dice ci sono tanti tipi di pernacchie. E gli elenca Totò: c'è la pernacchia fragorosa, la pernacchietta irriverente, la pernacchia squillante, la pernacchia liberatoria. E chi più ne ha più ne metta, perché, conclude Totò, le vie delle pernacchie sono infinite. Di fronte alla sventura suprema, qual è il tradimento delle corna, Totò scrisse una grandiosa poesia filosofica e corna, ovvero la filosofia del cornuto. Ognuno di noi nasce un destino, ama la giornata e vota, ma a Potorno chi nasce con Scartion la gobba, a Reggiarina e chi nasce con questo e per te ancora. Io per esempio non mi metto scuola, che già quasi tardo l'ha già preso, pensavo sì che ha già avuto qualche cuore, ma no, al punto la sentivo offesa. Questa è io, un radioante, leggendomi quale in mezz'ama, la vita, siete stati un triste amante. Vedete questa linea come strana? Questa si chiama la linea del cuore. Arriva in mezzo a palma e poi ritorna. Che faccio di carissimo signore con questa linea? Ma mi dai corna? Guardando sta un segno fatta un cilino. Sto segno ormai a tutte risaputo. O porto in mezzo a palma San Martino, o santo protettore dei cornuti. Sentendosi parole in voce, la comincia a farmi da pensieri. Ma va a casa, lo faccio un macello! E via, ci fai correre i pompieri! Ma no, mi do fa fare. La voce interna mi sorgere, viva l'occasione. Ecco ormai sono una cosa eterna. Non c'è che fare, la solita canzone. O stessa Adam, poi Adam, stiva in paradiso, eppure donna Eva l'ha tradotto, bacia sti corre fatto un sorriso, capura Napoleone e cornuto.
tragica dicotomia, questa contrapposizione tra uomini e caporali, che per De Curtis uomini sempre deboli e sconfitti, i caporali sempre cattivi e vittoriosi, questa dicotomia che per De Curtis sembra essere il fulcro perverso della nostra esistenza, noi che cosa possiamo fare? Secondo questa vana filosofia di Totò, assolutamente nulla, se non tentare di salvaguardare almeno un'unghia della nostra dignità umana. Ma non purtroppo con la vita, ecco, questo è il tragico di questa concezione esistenziale di Totò, salvaguardare la vita, non la dignità della vita, non con la vita, bensì con la morte. Con la morte. Si percepisce infatti sempre nettamente che quando il poeta medita sulla morte e sulla sua prospettiva, la tensione emotiva del suo canto, il livello intellettuale del suo verso, si innalzano notevolmente, come nella bellissima Sacchiapone e Ludovico. Sacchiapone il vecchio cavallo, Ludovico il vecchio ciucciaiello, suo amico, in quello che io giudico insieme alla Livella il capolavoro politico, il capolavoro poetico di Totò. Teneva 18 anni Sacchiapone, era stato cavallo da Marta, ma non gli fa la scarpa, lo scarpone. Ma dov'è? Come tempo? E come fa? Giuliotto fa un inglesino, una chiave cavalla ritrattata, caporta la cavalla con ciardino. La signorina nobiltà. Però non ci fa che ci ha vendere, ma ci può fumare il naso, fuoca, salutava tutta la sanità. Ma non gli la scarpa. Lo scappò. A dov'è? Così e con l'età. Vedete, però turne Sacchiapone, questa è la vita, non c'è stato fatto, questa vecchiaia, triste vecchiaia. Che doppio destino. Tutta la giornata che abbia legnando, preta, vino, cammina, Sacchiapone, cammina! O carrettiera, un fame disgraziato, cade rotto il mare, la parte un posto, una sotto un costato, faccia la salute, o fa camminare. A stallo aspettavo un Ludovico, non ciucciavi la vecchia come esso. Per Sacchiapone chi era un amico, compagno, sotto la stessa umanità. Vicino tutti e due, ciuccio e cavallo, se facevano male dai ormai. Dicevo, ciuccio, io già ho fatto un callo, mio caro Sacchiapone, che vuoi fare? Io ti capisco, tutto sia brutto, ma sono tutta una magliata e carrettiera. E specialmente un mostro più cornuto che mai ci poteva capitare. Sindaco buono, via per te, ma bestia umana, è un animale ingrato. Me ha credere, parlo di che avevo avuto un stilo a cantare. Lui, si va meglio in orto di chi, tenim corpito e sentimento. Quello che fanno loro, ah no, per Dio, nessuno è uso, sono mai fatto. E quando la te dice la gentilezza, ah, ma partito in da nottata, la creatura vive e poi l'accesa. Poi questa, la mamma ciuccia, non fa. Tu che mi dici, lo dico bene, come umilia così malamente. E che ne vuoi sapere, caro fratello, non da gente tutta la verità, tu sì, cavallo, nobile animale, e certe cose ne concepisci. Io sono ciucci, so quello è vero, e sa c'è tutto un male che ti combina questa umanità. Ma sti parole, ho ricca Sacchiapone, dicendo, Ludovico, io non ci credo, io non ci voglio, tenevo un padrone che era nato, mamma, l'angelo d'una, ma accarezzava come un guaglio, vedeva prendere zucchero, acqua, dritto, spesso si consigliava con canzone, sia seco poco buone, che non fai, dice tu, lo fai in piedi, lo fai in piedi. Ma tu non l'hai capito ancora, se non mi fa vedere che ti va bene, è per lo scopo, la finalità. Chi per la mano, chi per l'altra parte, ognuno tira l'acqua al suo mulino. So chi sta i sentimenti umani,
l'amore, l'invidia, l'egoismo, la falsità. Allora è questo, mio caro Sacchiapù. Appena si trascurò in dalle chiavi, per qualche sorta, come hanno scappato, t'hanno venuto e si caduto qua. E sotto anche lo stesso carrozzino, o padroncino tu, un altro cavallo, se l'è accattato proprio stamattina, per chi correte e prende la città. O povero animale, non dormite tutta la lontana, triste e non più morta. E quando avete acceso la carretta, la mancavano le forze del piano. Gesù, delusione che ha già avuto. Pensate, sa che amore, come amarezza. Sa che dite, ha già fatto il tutto. Mezza stagione, che c'è campo a fare? E camminando a tagliare un burrone. Mio reclucchio e suonare a pace. Volete inserrare un ricco, sa che amore. E se ne tu, a retta.
Aaron, sentite quanto è bella questa poesia di De Curtis, di Totò, che io giudico una delle gemme della poesia lirica partenopea, si intitola proprio La speranza. Ogni settimana faccio una schedina, me la levo di bocca con la centurina e corro maniosa dal mattino a un totocalcio per Maria Eccola. Cucato quanti ha rotta l'indolita, faccio mille speranze, mille pensieri, mille asci che ha indato in me, a Roma, a Gini, e attorno a sti. Ti cavo pure tutta la settimana, soltanto un delisto che abbacchiato. Ma ho usato di qua, c'è un po' di umano, e corre, nata bocca, a mia vita. Non mi viene lo saccio, perché non vuoi. Mi cambio solo la speranza. Non mi mangio pigliato che sti asci, o di chi stiamo distinguire, che già già fa. Però, a quando ci ho provato questo sistema, i soldi milionari e tutto là. Alla gente dopo di mano si scemo, ma loro non più come pigliare. Sapisse già pigliate i milioni. La storia vostra li ha già disperato. Invece sto qua a cavolina e che sei la speranza e via. Adesso una doppia interpretazione musicale, due canzoni nello stesso tempo, la prima è un'altra celeberrima espressione della tradizione musicale napoletana, si chiamava La Madrate e Sol, ma è universalmente nota come Ana e Cora. E subito dopo sentiremo quello che forse è il secondo inno nazionale italiano e mondiale, non solo mio, del grande musicista di Capua. Bene, il coro, si dice il coro... Thank you.
Thank you, Dr. Norris.